Oggi per pranzo abbiamo totalmente, radicalmente cambiato modo di cucina, stile di cucina, nel senso che non penso sia italiano. È già la seconda volta che lo facciamo. Allora, cosa abbiamo deciso di mangiare? Qua ci sono semplicemente delle melanzane prese dal freezer, messe via appunto quest'estate, con della carne trita, un po' di cipolla, un filo d'olio. Una foglia di alloro, poi abbiamo messo sale, pepe e curcuma. Qua invece stiamo andando a bollire del riso bianco e qua invece ci sono le due uova che abbiamo già bollito. E qua abbiamo qualcuno svenuto che oggi non ce la fa proprio a riprendersi. Come Relax, è ufficialmente in relax. E udite udite che io ho scoperto tutto questa mattina, è ufficialmente in ferie per una settimana. Ed io non sapevo assolutissimamente niente di niente. È stata costretta a dirmi che era in ferie perché abbiamo due valigie da preparare, due mini valigie da preparare. Cioè, mi ha fatto proprio una sorpresa e lei voleva non dirmi niente, solo che poi alla fine come faceva? Perché voleva addirittura prepararmi lei la valigia, però, meglio di no. insomma, non è che sapeva cosa. L'unica cosa che le ho chiesto, gli ho detto fammi solo sapere se devo portarmi delle cose tanto pesanti o delle cose meno pesanti, nel senso se devo portarmi il costume da bagno oppure no. Andiamo al Polo E Nord. lei mi ha detto no, vestiti, la temperatura più o meno sarà questa, quindi vestiti insomma un po' pesante. Fa più freddo al sud che al nord, Sì, tra eh. l'altro è vero, ci sta facendo più freddo al Qua sud ormai è che non al nord. primavera. Abbiamo visto proprio al sud ha dato neve, abbiamo visto, vabbè, adesso già un po' di tempo fa che al sud aveva nevicato. E quindi niente, inizia ufficialmente. Da oggi questa stai facendo? Stretching? Ginnastica. Ah, ok, vabbè, qua abbiamo Mille che nel frattempo fa ginnastica. Inizia ufficialmente da oggi una serie di giornate dove io praticamente Non non so saprai niente, niente. non so né come si evolveranno, né dove, né come, né quando, né niente, così. Sono Non sei contenta? molto contenta, molto 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 contenta. Allora, prima giornata di oggi sappiamo che il Fare un compito che crepuscolo. Mille mi ha assegnato è quello di preparare la valigia. Poi ho insistito, gli ho detto, cioè, ma ho tutto il tempo di prepararla? Mi ha detto sì, mi ha detto inizia a prepararla in modo che sia pronta per domani. Quindi so che di oggi sono tranquilla, quindi se devo fare cera ceretta di qua, di là, boh, è meglio che mi organizzi. Buon appetito! C'era il riso. Come il riso fatto? Vedi che ho visto cadere qualcosa allora.
aspetta, burro? Burro? Sì, una è normale. Io quella senza burro. Allora, senza burro ve lo passo subito. L'altra è lì. Sì. Quella del cartoccio. Grazie. Prego. Lascio pure il pane. Tanto che il nachos, così facciamo spazio. Ragazzi, ciao, siamo al giorno 2, se non l'avevate capito, e al momento siamo ancora da Ossa, quindi ci siamo alzate, siamo rimaste a casa, siamo andate a pranzo fuori con la Laura che avete conosciuto e poi c'erano altre persone che non ho inquadrato, e finito pranzo ci stiamo accingendo in direzione tangenziale. Autostrada tangenziale, quindi non so dove stiamo andando. Qua autostrada. Ah, già in direzione autostrada. Qui non ce l'abbiamo la tangenziale. Sì, è vero, effettivamente. Il bicchiere di vino che ho bevuto prima. E quindi io ancora al momento non so assolutissimamente nulla. Aggiornamento. Aspetta. Aggiornamento, allora, la prima sorpresa è stata quella di andare a trovare degli amici miei, ma parliamo di amici di quando ero piccola, quindi delle elementari, e Mile mi ha portato lì e siamo state lì fino adesso. Secondo aggiornamento, al rientro andando sempre verso giù, direzione Torino, ci siamo fermate qua a comprare delle ciabatte. Perché abbiamo messo tutto in valigia tranne che le ciabatte, ci siamo dimenticate di portarci dietro, diciamo, delle... che è colpa mia, perché gli ho detto vado io a prendere, sì, e poi alla fine non sono andata, ho detto vabbè dai, per strada troveremo qualche... Quindi ok, ciabatte prese, ovviamente abbiamo preso quelle che costavano più o meno meno, perché alla fine sapete che a casa è difficile che utilizziamo, però insomma non è che abbiamo preso proprio neanche una ciofeca, no, visto che sappiamo che ci serviranno. Ah vabbè, gli aggiornamenti continuano, alla fine siamo finite da Maison du Monde a prendere quello che non avevamo preso, quello che non si vede praticamente niente, ragazzi, la lampada color senape e delle tovagliette e poi non mi ricordo più, e praticamente io ho la valigia fatta da ieri e... ma noi stiamo vagando così. Va bene. Seguiranno aggiornamenti. Ah no, questo è il rec. Il video? Sì, YouTube. E mettiamo su YouTube. Facciamo 200.000 visualizzazioni. Oh, occhio alla TV, Occhio alla TV, Vediamo se è una barista o no. Sarà una barista? La barista. E io la faccio. Buongiorno, aggiornamento del secondo giorno, perché mi sa che vi aggiornerò poi. Praticamente il giorno dopo rispetto a quella che è stata la sera prima, perché nel momento stesso non riesco. Allora, ieri sera alla fine siamo arrivate al ristorante
come arrivo al ristorante c'era tutta la mia famiglia. Quindi mi hanno fatto una super mega sorpresa. Talmente emozionata che stranamente non sono riuscita a mangiare niente. Poi, finita la cena, siamo andati tutti a casa della nonna. E vabbè, abbiamo di nuovo brindato a mezzanotte di nuovo. E poi siamo andate a dormire. Abbiamo dormito, non abbiamo dormito proprio tanto perché ci siamo ritrovate in quattro nel lettone. Nel lettone della nonna eravamo in quattro, quindi io, Milena, mia mamma e mia zia. Quindi insomma abbiamo dormito un po'. Ogni tanto ci addormentavamo e poi ci risvegliavamo. Questa mattina invece stiamo andando a portare i fiori ai nonni. Così condivido anche con loro questo mio traguardo dei 40 anni. Li ho lasciati in macchina e direi che sì, hanno tenuto abbastanza bene, forse si è un pochettino schiacciata la margherita, però adesso vado, vabbè, se non l'avete capito, stiamo andando al cimitero e voglio dividere il mio mazzo di fiori con i miei nonni. E oggi a pranzo tortelli al tartufo. Buon appetito! Accendo la luce, magari mi vedete un po' di più. Buonasera. L'aggiornamento del dopo pomeriggio. Ci siamo fatte la doccia, ci siamo cambiate e adesso stiamo uscendo, suppongo, per andare a cena. E... Non so dove, non so con chi. Quindi ecco. Sì, alla fine questo video sarà tutto un me che parlo e vi aggiorno su quello che è stata la volta prima, perché... In quei momenti lì poi non è che ti viene proprio tanto da prendere e accendere la telecamera, come potete sicuramente capire. Però ecco, magari vediamo questa volta, provo a tenerlo in mente, magari mi viene da filmare, ecco. Proprio di momento in momento dove andare, cosa fare, nel senso che Emilia non è che mi dice stiamo andando lì, mi dice vestiti e andiamo. È bello, direi che come secondo giorno di compleanno sta andando davvero davvero bene.